Salve a tutti amici lettori e benvenuti in questo piccolo video di Ragionando si cresce. Come avete visto dal titolo, oggi voglio parlarvi di un video tag, un book tag in cui io sono stato nominato da Luca von P, che ringrazio moltissimo sia per la nomination ma soprattutto per i molti complimenti che ha fatto nel suo video su di me, e che ringrazio davvero tantissimo, perché ho scoperto che sono praticamente tra i suoi booktubers preferiti, ed è per me un motivo di grande, diciamo, onore, e quindi grazie mille Luca von P. Questo, passiamo subito al video perché non voglio renderlo troppo lungo o noioso, e vi mostrerò 6 domande che lascerò anche nella descrizione, così da poter ricopiare e rifare voi il video dal vostro punto di vista. Le 6 domande sono, partiamo dalla prima: pensi che ci siano troppi pochi ragazzi che parlano di libri su YouTube? Perché? Beh, personalmente credo di sì, che siamo veramente molto pochi rispetto alle ragazze, perché se noi venissimo presi in un contesto, diciamo, solitario, siamo in un numero, diciamo, decente, però se confrontiamo ragazzi e ragazze, loro sono in numero nettamente superiore al nostro, e noi siamo una piccola cerchia di, possiamo dire, quasi amici, ecco. E il perché, direi, ci sono 2 motivi. Il primo è che non leggono, come succede molto spesso in Italia. Molti ragazzi e ragazze, ma più ragazzi, non leggono, vuoi per tempo, vuoi perché non hanno voglia, vuoi perché pensano sia una roba da sfigati. E l'altro motivo, secondo me, è il fatto che hanno paura di rimanere delusi o di demoralizzarsi in seguito a delle critiche molto aspre o a degli insulti molto pesanti sotto il loro video, quindi nei commenti. La seconda domanda è: ti piacerebbe ci fossero più booktubers uomini? Beh, certo, mi piacerebbe molto, anche perché renderemmo l'ambiente dei libri, comunque dei booktuber, molto molto più grande e molto più vago e vario, perché ci sono molte più ragazze che ragazzi lettori su YouTube, e per questo non abbiamo tante opinioni differenti, magari dal punto di vista dei ragazzi e dal punto di vista delle ragazze, e quindi non c'è questa, diciamo, piccola, non dico lotta, però questo scambio di opinioni, scambio di discussioni, e quindi mi piacerebbe davvero tanto che ci fossero molto più ragazzi che leggessero e che facessero dei video su YouTube come me, come Luca von P, come Andrea Pennywise e tanti altri booktubers. Terza domanda: come potremmo noi booktubers attirare più ragazzi che parlino di libri su YouTube? Beh, sicuramente potremmo creare dei gruppi su Facebook in cui aggiungere ragazzi che sembra leggano dei libri, e convincerli, o più che convincerli, spronarli a fare recensioni, a fare video, a fare delle discussioni, dei vlog su YouTube, così da creare questa famiglia, come detto prima, e magari rendere qualcuno, non dico famoso, ma comunque portarlo sulla strada della futura, si spera, piccola fama, comunque nell'ambito di YouTube, nell'ambito dei libri e delle recensioni. Quarta domanda: pensi che avere più ragazzi che parlino di libri su YouTube migliorerebbe BookTube? Migliorare non lo so, può darsi, però lo renderebbe, sempre stesso argomento che tiro fuori, un luogo molto più vario, molto più differente, con varie discussioni, varie opinioni e vari pareri personali, e in più renderebbe BookTube molto più imponente rispetto a tutti gli altri generi, ecco. Cioè, vediamo, i videogiochi sono quelli che vanno per la maggiore. Quinta domanda, che poi domanda non è: controllano i tuoi analytics il divario percentuale tra i tuoi e le tue followers? Beh, io ho controllato, l'ho anche scritto, e il divario è 85% donne, 15% uomini. Questo spiega quello che ho detto prima, ovvero che ci sono pochi ragazzi che leggono o che hanno paura di fare video su YouTube, e ci sono molte più ragazze che leggono e che hanno voglia di mettersi in mostra su YouTube, e fare recensioni, fare delle opinioni, fare discussioni. E questo un po' mi dispiace, vedere questo divario davvero gigantesco. A me piacerebbe che ci fosse un 60-40, non un 85-15. È veramente una roba molto triste da leggere, ecco. Ultima domanda, e qui non è anche questa una domanda, però è importante anche questa: nomina e tagga i tuoi booktubers preferiti. Beh, innanzitutto io non ho proprio dei booktubers preferiti, ma dei ragazzi che ogni tanto seguo, ogni tanto no. Però ne scelgo 3, perché non ne conosco tantissimi, ma quelli che conosco sono davvero molto bravi.
scelgo nuovamente in questo secondo video tag Dr. Nowhere, che spero risponderà a questa nomination e spero che gli piaccia questa nuova book tag. Poi Andrea Pennywise, non so anche lui se risponderà, ma spero proprio di sì, perché lui è molto famoso, ma abbastanza conosciuto tra noi booktubers. E infine quello più famoso di tutti, almeno secondo me, da quello che ho capito io, Matteo Fumagalli, che difficilmente potrebbe rispondere a questo book tag, ma nel caso lo facesse gliene sarei molto grato e mi farà davvero molto piacere sapere le sue opinioni e sapere cosa ne pensa di questo divario molto grande tra ragazzi e ragazze che leggono. E con questi tre ho finito il video, infatti è durato abbastanza. Spero che vi sia piaciuto e nel mio caso fatemelo sapere lasciando un mi piace al video e anche alla pagina Facebook, trovate il link in descrizione. E ringrazio ancora Duca von P per la nomination, per le belle parole. Lascio il link anche il suo canale in descrizione, così come i canali che ho nominato prima, cioè Andrea Pennywise, Matteo Fumagalli e Dr. Nowhere, tutti e tre in descrizione. E detto questo vi invito a iscrivervi al canale sempre se volete, e se non volete pazienza, non muore mica nessuno. E detto questo io vi lascio e ci rivediamo ad un prossimo video, che sarà probabilmente una recensione di un libro che sto leggendo attualmente, vedremo. Grazie per la visione, sono Giuseppe da Un Giorno Si Cresce.